Ben ritrovati amici di Parlando di Sport, siamo collegati dalla sala stampa dello Stadio Braga per la nostra consueta rubrica Scopriamo il Mano FC. Quest'oggi è nostro ospite Francesco Pacini, benvenuto. Grazie dell'invito e un saluto a tutti i tifosi gialloblu. Ciao Francesco, benvenuto. Iniziamo questa nostra intervista dall'attualità, ovvero dal Modena che domenica ha pareggiato 2-2 con l'Imolese. Per come si era messa la partita, è sicuramente un punto guadagnato contro una squadra che lotta per la salvezza, che però ha fatto un'ottima prestazione al Braga. Sì, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, anche se venivamo da un momento positivo. Poi la partita si era anche incanalata nei binari giusti. Peccato per quell'1-2 subito che ci poteva tagliare le gambe. Invece siamo stati bravi a riprenderla, quindi sì, leggiamolo come un punto guadagnato. Domenica hai debuttato ufficialmente al Braga, che emozione è stata? È stata un'emozione bellissima. Il primo tempo che ero sotto la curva, insomma. È stato veramente uno spettacolo la corsa per andare sotto la porta a inizio partita perché è un muro che mette i brividi, veramente qua. Spero ci siano altre occasioni perché solo quei 10 secondi valgono la pena di vivere. Tornando alla partita di domenica, nel secondo tempo ci sono stati 20-30 minuti in cui il Modena ha sofferto. Tu dalla porta come l'hai vista e secondo te in cosa dovete migliorare da questo punto di vista? Ma ci poteva anche stare, comunque che il primo tempo non avevamo veramente concesso niente, quindi ci poteva anche stare che l'Imolese, ecco, creasse un po' di più e ci mettesse in difficoltà, soprattutto per il modulo in cui giocavano. Sapevamo quali potevano essere le difficoltà, dalla porta è chiaro che. Ma neanche, secondo me non sono stati neanche mezz'ora, però è chiaro che un 1-2 del genere rischia di tagliarti le gambe. Siamo stati bravi un attimo a rimetterci lì e a trovare il pareggio e poi negli ultimi minuti, sai, una mischia, un calcio d'angolo, potevamo anche vincerla. Dopo 23 giornate il Modena è all'ottavo posto, in piena zona playoff. Siete soddisfatti di questo cammino? Io credo che soprattutto nell'ultimo periodo stiamo facendo bene, sia come prestazioni che come risultati. È chiaro che all'inizio abbiamo un dato oggettivo, che abbiamo fatto fatica. Anche nelle prestazioni, secondo me, da quando è arrivato il nuovo mister, diciamo che le cose si sono messe a posto e ora dobbiamo essere bravi e equilibrati a andare avanti su questa strada, come avevo già detto dopo Vicenza, appunto. Ecco, da questo punto di vista è arrivato Mignani, cosa vi ha portato di diverso rispetto all'allenatore precedente? Beh, sicuramente più compattezza, più solidità difensiva, concetti più semplici e. Infatti si vede, insomma, a parte, insomma, domenica è diventato più difficile fare gol al Modena e arrivare anche a tirare in porta al Modena. Credo sia un dato di fatto oggettivo. Sì, assolutamente, credo che il reparto difensivo sia cresciuto veramente tanto. Domenica scendete di nuovo in campo a Salò contro una squadra che è 3 punti avanti rispetto a voi, uno scontro playoff. Assolutamente sì, sarà una partita difficilissima perché, insomma, se uno va a leggere la rosa della Ferrappi Salò è una rosa in cui tanti giocatori hanno tante presenze anche in categorie superiori, quindi sarà una battaglia come sono tutte le partite di questo campionato. Ora abbiamo la settimana tipo per prepararci al meglio e andare ad affrontare anche questa battaglia. Dal punto di vista personale, invece, sei toscano, nato a Sinalunga in provincia di Siena. Ti chiedo com'è nata la tua passione per il calcio e come è iniziata la tua carriera in questo mondo. Beh, avevo 5-6 anni, poi sai, quando hai quell'età, insomma, ormai il calcio, soprattutto in Italia, è lo sport più comune. Come tanti ragazzi ho iniziato a giocare a calcio nella squadra del mio paese, siccome non mi piaceva correre sono stato messo subito in porta e poi da lì è iniziato tutto, diciamo. Sei cresciuto nel settore giovanile dell'Empoli, uno dei settori giovanili più importanti d'Italia. Che ricordi hai? Sicuramente ottimi, Empoli, io ci ho passato gli 8 anni più belli della mia vita, ci ho fatto dai giovanissimi B, quindi dai 13 anni fino all'ultimo anno di primavera, in cui ero anche terzo in prima squadra, che è coinciso con l'anno in cui l'Empoli è tornato in Serie A, insomma l'anno Isario, quindi per me sono stati gli anni più belli, tant'è che io ho comunque ancora amicizie là, ho fatto 5 anni di superiori là, ho preso la patente là, infatti è dove andrò a vivere quando smetterò di giocare, ecco. Dopo il settore giovanile dell'Empoli, Poggibonsi, Novara, Trapani, Teramo, fino adesso sei soddisfatto della tua carriera? Beh, diciamo che in questo percorso ho avuto momenti di alti e momenti di bassi. Ho giocato poco, devo essere sincero, probabilmente per demeriti miei o comunque anche perché chi magari era davanti a me era più bravo in quel contesto. Però sono contento, ecco, del bagaglio di esperienza acquisita perché tutte le esperienze che ho fatto mi hanno lasciato dentro qualcosa e bene o male tutte sono state abbastanza positive.
qual è il momento che ricordi con maggior serenità e quale magari il momento un pochino più brutto? Sicuramente il più bello è stato il debutto in B quando ero a Novara, debuttai con il Livorno, avevo 22 anni, era aprile, mi ricordo, ci giocavamo playoff, vincemmo la partita 2-1 al 92esimo e mi ricordo che insomma fui autore di un'ottima partita, quindi quello è sicuramente il più bello. Il più brutto ora non te lo saprei dire. Beh, meglio così, sinceramente. Meglio così. Per quanto riguarda invece il Modena, sei arrivato quest'estate, come è nata la trattativa per portarti in gialloblu? E ti chiedo se è anche vero, visto che era circolata la voce di un possibile interessamento dell'Entella, se era vero oppure vuoi rimanere a Modena e... Beh, allora, diciamo, partiamo dalla prima domanda. La possibilità a Modena si è concretizzata perché il direttore Salvatori mi aveva già avuto nell'esperienza di Trapani. Era stata un'esperienza dove, anche se avevo giocato poco, comunque quelle 3 o 4 partite che avevo fatto, le avevo fatte veramente a un livello alto. Quindi probabilmente il direttore era stato magari colpito da queste partite e quest'anno aveva deciso di darmi questa opportunità che ho colto al volo. Come insomma sapete, io a Modena sto benissimo. Per quanto riguarda l'interessamento dell'Entella, sarà la società che dovrà rispondere. Io non sono uno che prende in giro la gente. È chiaro che qualche contatto c'è stato perché comunque all'Entella c'è un allenatore che mi conosce molto bene, quindi però io ho lasciato tutto in mano alla società e tutto in mano ai miei agenti dicendo che sarei comunque voluto rimanere a Modena perché è un posto dove sto bene e poi è una società troppo importante per farsela scappare. Ecco, tornando invece a Modena e Imolese, hai ritrovato un tuo maestro, Flavio Giampieretti, abbiamo visto la foto insomma, sui Esatto. social, è stato un ex giocatore del Modena Sì, che qua esatto. conosciamo molto bene, insomma che effetto ti ha fatto ritrovarlo. Beh, con Flavio abbiamo un rapporto speciale. Quando nel calcio si dice che uno nella carriera al massimo può avere una o due amicizie, ecco, Flavio per me è una di quelle due persone. Probabilmente nella vita so che gli vorrò sempre, sempre, proverò sempre un gran bene nei suoi confronti e avrò sempre un grande affetto, perché è stato il mio allenatore quando avevo 16 anni. E tuttora che ne ho 25, credo sia la persona con la quale mi confronto, mi rapporto e so che al momento del bisogno lui c'è sempre. Quindi persone così veramente meritano di stare in altre categorie. Ti stai allenando con Gagno, con Narciso? È una domanda che ti abbiamo fatto varie volte, insomma, è un rapporto più che positivo. Sì, assolutamente, siamo un bellissimo gruppo di lavoro, anche fuori dal campo, insomma, andiamo molto d'accordo, quindi sotto quel punto di vista credo non ci siano problemi. Per quanto riguarda invece l'allenamento tipo di un portiere, come si svolge e quali sono comunque le caratteristiche principali? Beh, diciamo che ogni preparatore predilige il suo modo di lavorare. Noi abbiamo un preparatore dei portieri che secondo me è molto forte, Andrea Rossi, che ve ne avevo già parlato insomma dopo Vicenza. E noi improntiamo molto, o meglio, a livello personale è improntato molto sull'alta intensità, perché essendo comunque una struttura molto, molto alta, molto lunga, io ho bisogno di rapidità negli appoggi, soprattutto di fare roba rapida che mi aiuti quando magari arriva la palla a spingere in maniera esatta per arrivare sul pallone. Qual è invece, ti chiedo, l'obiettivo personale sia in questa stagione ma anche per quanto riguarda il futuro, insomma, un giorno dove ti vorresti trovare? Beh, a livello personale per questa stagione, sai, mi avevi fatto la stessa domanda, mi ricordo mi sembra prima di Natale, e Esatto, la festa. L'obiettivo era quello di debuttare. Ora che il debutto è arrivato, il mio obiettivo è cercare di dare una mano a questo gran gruppo, quando sarò chiamato in causa, a fare più punti possibile, perché secondo me questo è un gruppo che merita tante soddisfazioni. In futuro non lo so dove mi vedo. Io sono uno che vive molto la giornata, o meglio, cerco di fare il mio lavoro nella maniera migliore giorno dopo giorno. Poi non dipende solo da me, ci vogliono anche tante, una serie di eventi perché uno possa arrivare magari in Serie A o in Serie B, questo non lo so. Però so che con il lavoro si può ottenere tanto. Ecco, parlavi del gruppo, insomma anche da fuori questo è un gruppo forte che lo ha dimostrato anche nelle ultime partite e reagisce a tutte le difficoltà. Sì, no, assolutamente. È un gruppo di bravissimi ragazzi che tutti seguiamo l'allenatore, le sue direttive, infatti ci stiamo togliendo le belle soddisfazioni, però dobbiamo continuare perché insomma il pericolo è sempre dietro l'angolo. Ecco, hobby oltre al calcio, passioni? Beh, io ho sempre avuto l'hobby della politica, tant'è che sono uno studente di scienze politiche, quella è sempre stata una passione da quando ero piccolo. Infatti appunto faccio l'università, è una cosa che mi piace tanto, e altri hobby, ma più che hobby, io sono un amante del mare e
amo stare al mare e mi piace giocare a carte. Nei social ti abbiamo visto giocare a bowling con Sodigna e Bruno Gomez, che è il più No, lì forte. mi hanno messo in mezzo perché io non sono un amante del bowling, sono sincero. Però il più forte di tutti è Sodi, che è veramente un fenomeno a bowling, guarda. Quasi meglio che a giocare a calcio. Allenarsi con uno come Felipe Sodigna, com'è? È bello, poi sai, io con Sodi abbiamo un rapporto, io, Sodi, Zaro, usciamo sempre insieme, quindi abbiamo un rapporto anche fuori dal campo e è veramente bello, infatti sono contento di aver conosciuto, oltre che un fenomeno sul campo da gioco, anche una persona speciale fuori dal campo. Ecco, ci hanno detto invece del tuo rapporto con la cucina, rapporto. No, è un buon rapporto perché stando in casa con Tulissi, che è una persona che purtroppo no, non è molto pratico su questo aspetto, diciamo che io devo fare da colf, quindi cucinare le mansioni domestiche toccano a me. Per fortuna sono stato abituato bene in quanto toscano e ce la caviamo, dai. Tornando al calcio, invece, ti chiedo per quale squadra fai il tifo. Io tifo Empoli perché comunque sono stato, ti ho detto, essendo stato 10 anni a Empoli, ormai mi è rimasta nel cuore e è la mia squadra del cuore, tant'è che la seguo ancora. Ecco, stai seguendo appunto l'Empoli, un po' in difficoltà nel campionato di Serie B, insomma, con la speranza che possa Sì, risalire. da tifoso azzurro sto soffrendo anch'io per il campionato che stiamo facendo, però sono sicuro che ne verremo fuori perché è una società che è troppo conoscitrice di questo mondo per incappare in una retrocessione, quindi no, non ci voglio neanche pensare. Ti abbiamo visto in alcune puntate di Casa Gialloblu, il format del club di Viale Montecosica come presentatore, potrebbe essere quello il tuo futuro Se anche. il Modena calcio è d'accordo, magari da portiere mi possono prendere a fare, aspetta, come si chiama? No, il team manager, quello che cura queste cose, aiutami. L'addetto L'ha detto stampa? stampa, magari abbiamo un futuro anche lì. E allora, noi siamo veramente in chiusura, ringrazio tanto Francesco Pacini per questa Grazie a intervista. voi. Ringraziamo come sempre l'ufficio stampa del Modena per averci concesso questa intervista della nostra rubrica. Scopriamo il Modena E FC, speriamo che sia rimanete, piaciuto allora. speriamo, ma credo proprio di sì, visto Speriamo. che piacciono sempre queste nostre interviste. Allora rimanete con noi parlando di sport. Un saluto da parte di Federico Sabattini e Francesco Pacini. Grazie, ciao. Grazie.